Cari amici, ben ritrovati. Guardiamo insieme la situazione meteoclimatica della nostra zona. Come da previsione e così come anticipatovi già ieri, un'intensa perturbazione di origine atlantica sta attraversando l'Italia, sospinta da forti venti di libeccio e di scirocco lungo l'Adriatico, determinando ancora maltempo prevalentemente al nord, ma anche tempo piuttosto incerto al sud. Sulla nostra provincia avremo infatti per la giornata odierna un'instabilità con precipitazioni sparse, seguite da schiarite pomeridiane, ma con ancora una prevalenza di nubi. Le temperature oscilleranno tra gli 11 gradi della notte e i 18 durante il giorno. I venti moderati spireranno da sud-sud-est, ruotando spirando da sud nel pomeriggio e da ovest-nord-ovest nella notte, con il mare nel canale mosso. Sul versante tirrenico è prevista invece un'intensa nuvolosità, ma senza rilevanti precipitazioni. Le temperature in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi si porteranno ai 19 gradi, con minime di 13 nella notte. Venti deboli soffieranno da sud, per poi ruotare soffiando da ovest nella sera, ed il Mar Tirreno sarà poco mosso. Sul versante ionico, invece, per la giornata odierna sono previste piogge alternate a schiarite. Le temperature oscilleranno tra i 16 gradi durante il giorno e gli 11 della notte. Venti moderati soffieranno da sud-sud-est e da nord-ovest nella notte, ed il Mar Ionio sarà pertanto mosso. Nella giornata di giovedì 12 aprile, ultimi annuvolamenti particolarmente tra Calabria e Sicilia nord-orientale, per il resto nubi sparse in contesto comunque soleggiato. Temperature senza grandi variazioni, comprese tra 10 e 21 gradi, ed un clima finalmente primaverile. Venti deboli soffieranno da nord-ovest ed i mari saranno mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.